Buonasera amici sportivi, settima puntata del pallone sotto l'ombrellone. Sta per finire il mese di luglio, ma i colpi di mercato non mancano in questo periodo dell'estate. Stasera ne parleremo, insomma, di questo e di tanto altro con due ospiti molto molto importanti, insomma, due tra i giornalisti più apprezzati dell'intero panorama regionale. Qui alla mia destra il direttore di cityrumors.it, Luca Zarroli. Buonasera Luca. Buonasera a te e buonasera a chi ci segue a casa. E alla destra di Luca Lorenzo Valeriani, insomma, volto e voce notissima, insomma, del calcio regionale abruzzese, che ci è venuto a trovare con grande nostro piacere. Buonasera Angelo e buonasera agli amici di Super J. Non ho detto di collega di Rete 8, Lorenzo Valeriani. Allora, due cose al volo, le ultime news, insomma, come facciamo ormai tutti lunedì e giovedì sera. Partiamo con le ultime notizie arrivate, poi parliamo un pochettino con i nostri ospiti, diamo spazio ai messaggi dei tanti che ci seguite. L'ultima volta chiediamo scusa, sono arrivati per gli amici della Sant'Egidiese e del Villa Mattoni così tanti messaggi che ne abbiamo letti soltanto una piccola parte. Il numero WhatsApp, lo ricordo, per interagire con gli ospiti studio, il 368 80 11 328. Allora, ci sono appena arrivati i 5 under scelti dal Castelnuovo, una delle squadre che si sta attrezzando meglio nel campionato di promozione. Diamo subito lettura dei nomi. Sono arrivati Federico Cicchetti, 98, terzino lo scorso anno alla Torrese in eccellenza, Alberto Pedicone, 99, esterno dal Cologna, Pierpaolo Ruggeri, 2000, centrocampista anche lui dal Cologna, Niki Deja, 98, centrale difensivo dalla Virtus Teramo, e Mattia Di Giuseppe, un 2000, centrocampista dal San Nicolò. Nelle prossime puntate, probabilmente la prossima, ci sarà il direttore sportivo del Castelnuovo Gianni Palandrani, che ci farà il punto definitivo con qualche altra situazione che è ancora in divenire. Ancora rimaniamo in promozione, potrebbe essere di queste ore il colpo dell'estate, perché ci sono arrivate indiscrezioni riguardanti un forte attaccante di categoria superiore nel mirino della nuova Sant'Egidiese. Non possiamo ancora dire il nome perché c'è massimo riservo sulla trattativa, che non è ancora stata definita nei dettagli, ma questo sarebbe un colpo, insomma, che ci riserviamo di dare appena arriverà l'ufficialità, perché è uno di quei colpi che spostano gli equilibri di un'intera stagione. Rapido punto sulle iscrizioni: venerdì si è chiusa la scadenza, era la data ultima per potersi iscrivere ai campionati di eccellenza, promozione e prima categoria. Ufficiale, insomma, il controguerra non ce l'ha fatta a mantenere la squadra in prima categoria, non si è iscritta. L'Ornano stessa cosa per quanto riguarda la prima categoria. Invece ci arrivano notizie positive, ma tra virgolette, per quanto riguarda Cologna e Mociano, che almeno formalmente hanno formalizzato la pratica dell'iscrizione. Ci dicono però che bisogna attendere per queste due squadre la data del 30 luglio, in cui il tutto sarà messo nero su bianco e si partirà, insomma, con la stagione a tutti gli effetti. Tutte le altre notizie di mercato le avremo durante questa ora di trasmissione, e alla fine con la solita cartolina, la solita rubrica, il minuto di apnea. Ma ora diamo il benvenuto ancora una volta ai nostri ospiti. Luca, iniziamo da te. È stata un'estate di stravolgimenti, perché tante fusioni, parlavamo prima con Lorenzo anche a livello giovanile, poi vedremo con la Sporting Gran Sasso, che ha riunito un pochettino tutte le scuole calcio del territorio di competenza, insomma, del nostro Lorenzo Valeriani, ma tante squadre anche, si parlava del San Nicolò, che stiamo ancora attendendo l'ufficialità a Notaresco, pare si sia trovata un'intesa con una nuova società, perché il Notaresco Calcio 1924 non si è iscritto al campionato di prima categoria, ma Nereto, insomma, che torna a ribalta prepotentemente, insomma, dalle ceneri della Virtus Teramo. Ma tante situazioni ancora in bilico a queste ore, con queste iscrizioni ancora non chiare al 100%. Ma ci sono probabilmente due aspetti da evidenziare. Infatti lei ha già tracciato, portavi gli esempi del San Nicolò da una parte e l'altro invece la Virtus Teramo, insomma, che ha fatto la fusione con il Nereto, riportando il calcio in una piazza in Val Vibrata storicamente sempre molto, molto affezionata. Ricordo circa 20 anni fa, insomma, che la squadra rosso-blu all'epoca guidata da Nicola Tribuiani sfiora addirittura la Serie C2.
Questo è un aspetto importante, figlio probabilmente anche di una situazione economica particolare che spinge probabilmente in alcuni casi a dover necessariamente andare oltre quelli che sono, come dire, le normali rivalità che rappresentano in alcuni momenti anche il sale del calcio per comunque dare continuità al movimento. E di riflesso invece secondo me è molto interessante il percorso che stanno facendo alcune realtà per quanto riguarda il settore giovanile, cioè riuscire comunque a mettere insieme le forze, unire le forze e dà la possibilità di fare anche maggiore selezione. C'è un esempio che arriva probabilmente da altri sport, la pallavolo nello specifico nelle Marche, che rappresentano poi in Italia una delle regioni di tendenza per quanto riguarda la pallavolo, e questo percorso è stato già fatto in passato. La possibilità comunque di fare maggiore selezione e quindi comunque anche di riuscire a valorizzare meglio. Viene anche l'esempio negli ultimi anni, ma per una questione anche di amicizia, ma anche di collaborazione professionale, con Domenico Izzotti, che adesso da quest'anno siederà sulla panchina dell'Alba Adriatica, che in passato ha gestito e ha comunque guidato una parte del settore giovanile di una società della Val d'Aso, che riuniva tante piccole realtà territoriali e sono venuti fuori anche giocatori interessanti. Io credo che questo sia un percorso che vada poi oltre il semplice numero degli iscritti, seppur importante per mantenere in vita una realtà. Sì, Lorenzo, questo discorso che ha accennato Luca, secondo il tuo avviso, è un discorso limitato soprattutto ai settori giovanili, penso alla Val Tordino, penso alla Val Bomano, Accademia Val Vibrata. Oggi la notizia, insomma, della settimana scorsa, nel vostro territorio, questo Sporting Gran Sasso, o è un modo di fare che è destinato anche a ripetersi tra i big, insomma, tra le squadre senior? Ma principalmente credo che ci sia un problema non solo economico, relativo appunto all'allestimento delle squadre stesse, ma c'è anche un problema economico sotto l'aspetto delle strutture, perché non essendoci poi la forza economica di realizzare impianti sportivi adeguati alla categoria di appartenenza, si va a cercare un attimino la location migliore per abbattere i costi e casomai in molti casi azzerarli, barattando il titolo sportivo per portare all'interno di quel territorio un indotto che può essere naturalmente sia economico ma anche d'immagine, nel senso che lo stesso dello stesso San Nicolò, che ha tentato un approccio con il Montori 88 per trasferire il titolo sportivo all'interno della città di Montori Alvomano, poi la trattativa non è andata a buon fine, anche perché credo che ci sia bisogno di un attimino di rivalsa da parte della società del presidente Marini. Però questo sta a sottolineare il fatto che sì, ci sono tante difficoltà, ma di pari passo c'è anche la voglia di non mollare e di trovare le soluzioni adatte sotto l'aspetto anche del settore giovanile. Tu prima accennavi lo Sporting Gran Sasso, io faccio un plauso a queste quattro società che si sono accordate, perché naturalmente il territorio non è così vasto e quindi è giusto accorpare all'interno di un'unica struttura, di un'unica società, di un unico territorio tutte quelle sinergie che possono poi generare dei piccoli campioni, come amo chiamarli io, insomma. Sì, superando quei campanilismi che esatto. Fino a qualche tempo fa ostruivano ancora un processo di anche troppo tipo. Devo dire, anche troppo. In questo senso, insomma, stiamo facendo passi in avanti. Primo messaggio per i nostri ospiti, e questo per Lorenzo sicuramente: secondo te il Montorio è competitivo per vincere il campionato? Domanda per Lorenzo. Subito andiamo proprio. Ma guarda, se devo analizzare la rosa che pian piano si sta componendo, dico di sì, ma adesso voglio lanciare anche un messaggio non solo da abitante di quel paese, ma anche e soprattutto da amministratore. Il Montorio ha l'obbligo di essere competitivo, perché dopo aver trascorso 21 anni in eccellenza in modo consecutivo, stabilendo un record davvero importante regionale, credo. Regionale, ha la necessità di tornare immediatamente nella categoria massima a livello regionale. È normale che ci sono delle difficoltà sotto l'aspetto del riadattarsi forse a quel tipo di campionato, perché la società naturalmente è cresciuta ed è arrivata ad un livello professionale collegato all'eccellenza, e non dimentichiamoci che negli ultimi 10 anni ha sfiorato anche la Serie D, ricordo la lotta con la Miternina dell'epoca, quindi insomma adesso riadattarsi, rindossare le vesti della promozione sarà difficile, però la squadra deve assolutamente competere e credo che lo farà.
è stata costruita per il momento sicuramente bene. Allora, un punto sulle squadre di seconda categoria ci chiedono i nostri amici. Noi oggi daremo tante informazioni anche riguardante la prima e la seconda categoria. Posso anticipare, insomma, che alcune squadre stanno muovendo molto bene. C'è il Cortino che è scatenato sul mercato, daremo alcuni colpi che si susseguono a quelli già annunciati la settimana scorsa. Anche il Lions Villa sta muovendosi altrettanto bene, con delle conferme dei migliori giocatori, anche un nuovo acquisto che ha a che fare con la storia recente del Montaurei. E poi c'è anche l'Usacorropoli, insomma, che abbiamo sentito oggi pomeriggio la dirigenza sta preparando qualcosa di importante per la prossima stagione. Ma è chiaro che nella prima fase, nelle prime settimane di questa nuova trasmissione, abbiamo dato più importanza a campionati come quelli di eccellenza e promozione, soprattutto per il fatto che sono campionati che cominceranno prima, quindi le squadre sono state allestite un po' in anticipo. Oggi poi è il giorno di tanti raduni, ho visto mentre venivo qua il Nereto che si è radunato, ma anche il Giulianova penso alle 5 e mezza si radunava al Fadini, anche il Chieti credo che iniziasse oggi la preparazione, di oggi anche Spoltore. E quindi questo è l'unico motivo, dalle settimane prossime, come oggi parleremo a lungo di prima categoria, dalle settimane prossime entreremo molto di più anche nei campionati cosiddetti minori. Io ringrazio anche in regia Pietro Baldassarre e alla grafica e social Andrea Spaziani, non l'ho fatto prima. Possiamo iniziare, insomma, abbiamo anche due telefonate oggi, una la prima, nella prima parte parleremo con un calciatore che è un uomo mercato. A proposito di prima categoria, parliamo di Sami Kadriu, ex Cellino, Rosetana e Casoli, un uomo mercato per cui abbiamo pensato di contattarlo se magari ha già deciso la squadra. Sappiamo con esattezza che sono tante squadre che lo stanno seguendo, un ragazzo di 24 anni che ha fatto molto bene in queste categorie, chissà, magari è già pronto anche un salto quantomeno nel campionato di promozione. Nella seconda parte sentiremo il presidente molto ambizioso del Giulianova Annunziata, Alessandro Mucciconi, che ci aiuterà a fare il punto su questa squadra, anche perché si è parlato molto anche di collaborazione con il Colonia, che è una delle squadre su cui si è più discusso in queste settimane. Ma se Pietro in regia ci dà una mano, vogliamo già iniziare a fare un punto su quello che è il campionato che Lorenzo ma anche Luca conoscono, insomma, conoscono benissimo. Con Luca ho avuto il piacere nell'ultimo anno di seguire tante partite, con Lorenzo anche, insomma, la voce più importante del campionato di eccellenza. Ci dovrebbe essere già il quadro delle squadre che faranno parte di questo torneo, ma iniziamo dalle Teramane. Questa è una trasmissione che si focalizza prevalentemente sulle 5 squadre teramane che faranno parte di questo campionato. Questo è il nostro classico borsino al 23 luglio. Non è che l'abbiamo cambiato più di tanto, perché insomma Alba e Martinsicuro sono le squadre che più sono in ritardo per ovvi motivi. Nereto e Ponte Romano stanno costruendo delle discrete formazioni, poi hanno l'entusiasmo delle matricole. Torrese, secondo noi, ma secondo tanti addetti ai lavori, la squadra che la sta facendo un pochettino da padrone, quantomeno in questo mercato estivo. Luca. Ma sicuramente sì, condivido pienamente questo tipo di analisi per quanto riguarda questa griglia di partenza. La Torrese è figlia anche di una stagione lo scorso anno nella quale ha sfiorato i playoff e è andata a sistemare poi quei tasselli che possono farle fare il salto di qualità, insomma, con alcuni giocatori sicuramente di ruolo e importanti. E secondo me anche il Nereto sta facendo un'ottima squadra a livello di organico, sicuramente è una squadra che potrà togliersi le sue soddisfazioni. Da valutare ovviamente il Ponte Romano, che non è neopromossa, mentre per quanto riguarda Martinsicuro, soprattutto Martinsicuro, è una sorta di anno zero. Si riparte da Guido Di Fabio con una squadra probabilmente che non avrà nessun punto di contatto rispetto a quella degli ultimi anni e quindi bisognerà ricostruire tutto da zero. E stesso discorso per l'Alba Adriatica, insomma, qui c'è la conferma di alcuni elementi di esperienza, ma pochi, e poi c'è gruppo dei giovani che lo scorso anno, parte di questi sono arrivati poi ai quarti di finale della fase nazionale del campionato juniores con Izzotti, che insomma si rimette in gioco guidando una prima squadra dopo diverse stagioni vissute nel settore giovanile. Io l'ho sentito più di una volta, insomma è molto motivato su un gruppo giovane sul quale comunque lavorerà. È sicuramente una squadra che non si pone obiettivi, ma che comunque può far leva comunque su un settore giovanile che negli ultimi anni
si è tolto parecchie soddisfazioni. Sicuramente. Lorenzo, guardando quella grafica, cosa ti veniva in mente? Bei campionati di Alba e Martinsicuro che abbiamo alle spalle, quante belle partite, quante belle soddisfazioni per i tifosi di queste due squadre, quest'anno sarà molto, molto più dura. Sì, sarà molto più dura, però devo essere franco e sincero. Nello stabilimento balneare del Martinsicuro ho visto solo due ombrelloni, però il gestore di quello stabilimento è rimasto. E allora spesso e volentieri anche d'estate capita di vedere uno chalet non troppo carino esteticamente, però poi vai dentro, Luca, e mangi qualcosa e hai un servizio ottimale. Adesso scusatemi se ho divagato un attimo. No, però, calza a pennello. Però Guido Di Fabio è una garanzia, una certezza, e io credo che il partire nuovamente con, non avendo i favori del pronostico, possa dare quella tranquillità giusta per poi ripetere i campionati passati. Sicuramente non alla squadra degli anni scorsi. Alba Adriatica può fare forza sul discorso del settore giovanile. Io adesso non so se è ufficiale o meno, però credo che il capocasa senior abbia intenzione di tornare sui suoi passi, perché da quello che so ha intenzione di mettere il piede sull'acceleratore per quello che riguarda gli studi, l'università, e forse deciderà di tornare ad Alba Adriatica. Poi c'è il fratellino, un classe 2000, che insomma è già pronto, visto che l'anno scorso ha fatto esperienza, e poi va Ripassamonti. Insomma, è una squadra che potrebbe regalare delle sorprese. La Torrese è forte. Io la metto tra le prime quattro ai nastri di partenza, e credo che possa davvero fare il colpaccio. C'è il Chieti dall'altra parte, però la Torrese tra le teramane è effettivamente quella che ha lo stabilimento balneare più attrezzato. Sicuramente. Diamo una notizia di mercato, insomma, che riguarda proprio il Martinsicuro. Abbiamo contattato il direttore generale Lattanzi, che assieme a mister Di Fabio e al direttore sportivo Cicchi sta allestendo una formazione da capo, quasi da zero. Ci ha detto che in questi giorni è stato insomma in riposo in una località di villeggiatura, ma domani rientra e si potrebbe chiudere per un altro bel profilo. Quindi comunque la società, tanti giovani, perché loro sono specializzati poi nell'andare a recuperare, soprattutto molti nelle Marche, Luca. Non so se conosci qualcuno di quelli che è stato annunciato, ma comunque una squadra piena di magari giocatori che sono stati infortunati o che sono stati insomma un pochettino all'oscuro nell'ultima stagione, provando con la maestria di Fabio a recuperare questi no, alcuni li conosco, e poi facevi riferimento che pescano molto nelle Marche, un po' per questione di natura geografica, ma dall'altra anche perché Claudio Cicchi insomma, ha lavorato tanti anni nelle Marche. Il miracolo Folgore Veregra era lui il direttore sportivo, la squadra dell'attuale presidente del Real Giulianova, quindi ovvio che guardino molto anche al mercato marchigiano, laddove insomma Claudio Cicchi ha parecchie ancora conoscenze e contatti. Sì, allora intanto chiedo alla regia di poter preparare il collegamento telefonico con appunto il calciatore, l'attaccante Sami Kadriu. Insomma, noi continuiamo, appena lo vedrò in diretta insomma mi farebbe piacere porgli qualche domanda, essendo un uomo mercato caldo di queste ore. Lorenzo, abbiamo diciamo detto qualcosa su tutte le formazioni. L'ultimo colpo del Ponte Romano è il ritorno di Domenico Maranella. Sì, insomma, un calciatore, nonostante la giovane età, di assoluto valore per la categoria. Sì, se non ricordo male, due anni fa fu il migliore dei giovani, quindi degli under. Sicuramente Ponte Romano che segue l'acquisto di Sante Manuel. Assolutamente, insomma, assolutamente. Quindi nomi di spicco che tra l'altro conoscono la categoria, e il Ponte Romano ha bisogno di questo. Io l'altro giorno, tornando alla presentazione dello Sporting Gran Sasso, visto che all'interno c'è anche la società del Ponte Romano, ho scambiato qualche chiacchiera con Gabriele Di Simone. Lui si sente tranquillo, perché naturalmente non c'è l'assillo da parte del Ponte Romano di dover costruire una squadra per la vittoria finale. Però naturalmente il sogno è realizzato, ma adesso però quel sogno bisogna mantenerlo, e quindi credo che sotto sotto, senza le luci dei riflettori accesi, possono costruire una squadra importante. E poi chissà, col passare degli anni un attimino
consolidarsi e soprattutto tentare la scalata, perché naturalmente è una società molto ambiziosa. Allora, se non vado errato, è pronto il collegamento con Sami Kadriu. Buonasera Sami. Buonasera a tutti voi, buonasera agli ospiti, buonasera a tutta la gente che ci guarda. Buonasera a te. Ti abbiamo disturbato, Sami, perché sei un nome caldo. Abbiamo saputo che tante società sono dietro, insomma, il tuo profilo. Sei un attaccante che negli ultimi anni ha realizzato tanti gol in campionati, insomma, difficili come quelli di prima categoria. Ricordiamo 15 gol lo scorso anno a Cellino, che insomma non ha avuto una stagione fortunatissima. Sono un bel biglietto da visita. Ci puoi dire già qualcosa, insomma, sulle tue scelte, come ti stai orientando tra le tante offerte che ti sono arrivate? Sì, guarda, sono arrivate veramente, ringrazio comunque tutti quanti le squadre che mi hanno contattato, ho sentito tutti, però alla fine logicamente una squadra si può scegliere e ho fatto una scelta che riguarda soprattutto la vicinanza, ma anche la piazza, che è una bella piazza calda, che sarebbe l'Atletico Lempa, che è stata una squadra che mi ha cercato, mi ha voluto fortemente. E niente, poi parlando con l'allenatore, la dirigenza e tutti, ho capito che è la piazza che volevo, perché è un ambiente che negli ultimi anni ha fatto sempre bene, ha fatto 3 finali playoff, quest'anno un 5° posto, e so che là si lotta per vincere. Quindi è stata una scelta, diciamo, una bella scelta, penso. Grazie di questa notizia che ci dai in anteprima, Sami. Senti, tu sei giovane, sei del 94 se non mi sbaglio, sì, hai sì, segnato sì. Tutti gli anni, come dicevi tu, l'Atletico Lempa potrebbe essere un ulteriore trampolino di lancio per la tua carriera, ecco, ti senti ambizioso, anche pronto per magari provare a calcare qualche palcoscenico più accattivante? Ma quello di sicuro, anche per questo è stato scelto l'Emba, perché so che comunque è una piazza che ti permette di fare pure tanti gol, di metterti in mostra, e questa è stata pure una scelta importante che ho ragionato tanto. Ringrazio pure la mia moglie, ringrazio tutti quanti, che i miei suoceri, che sono stati vicini, che mi hanno pure aiutato nella scelta. E alla fine ho scelto una piazza che penso che vi potrà dare grande gioia, anche perché ci sta pure un grande allenatore, Di Filippo, che lo vedo bello carico, lui è stato un grande attaccante e tutto, quindi penso che mi posso migliorare tantissimo con lui. Grazie Sami Kadriu, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la tua carriera, ti seguiremo attentamente quest'anno, ma siamo convinti, insomma, continuerai nel tuo processo di crescita. Grazie e buona serata. Grazie a voi, saluto a tutti quanti, grazie mille, grazie. Allora Luca, questi bomber, insomma, di provincia che si fanno largo, poi magari tra qualche anno ce li ritroviamo, insomma, a battagliare in qualche campionato un po' più prestigioso. Ma questo sicuramente anche perché è il campionato di prima categoria, è il campionato nel quale, insomma, bisogna unire tante doti, soltanto quelle tecniche non bastano, considerando anche alcuni campi, ed è una palestra importante. Io ricordo anni fa l'esempio di Bucchi, che giocava con la 7 Tempera in prima categoria, che fece tantissimi gol. Da lì, ovviamente, poi questo è un caso limite, però, sì, però è un esempio. È un esempio che dimostra effettivamente di tanta gente che poi gioca in campionati tra virgolette secondari, ma per tutta una serie di motivi. Ci vuole anche un briciolo di fortuna molte volte nella vita e anche nel calcio. Quindi l'entusiasmo con cui raccontava questa esperienza significa, insomma, che è molto motivato. In una piazza, comunque, negli ultimi anni, come diceva, quella dell'Atletico Lempa, che ha sempre, insomma, sfiorato lo storico Prodo in promozione. Sì, allora adesso chiedo alla regia, nei restanti 2 minuti e mezzo che ci separano dal stacco pubblicitario, partendo da Lorenzo Valeriani, di fare una piccola analisi del campionato di promozione, che altrettanto l'hanno chiamata l'Eccellenza B quest'anno. Sì. Perché, insomma, ci sono squadre come Castelnuovo, parlando soltanto delle teramane, quelle che conosciamo un po' meglio, Montorio, Sant'Egidiese, la stessa Morro d'Oro, Sant'Omero con una nuova gestione. Ecco Lorenzo, tu come ti orienti in questa grafica? Guarda, devo essere sincero, secondo me qui tra le teramane uscirà la prima della classe.
del girone. Dall'altra parte, sì. Dall'altra parte a me incuriosisce il Pucetta di mister Giannini, che ha fatto sempre bene con il Luco. E poi da vedere un attimino che cosa farà il San Gregorio, credo Daniele Gizzi nelle ultime ore, sì. Quindi insomma un acquisto di categoria. Io ecco, Nuova Sant'Egidiese, credo che gli ombrelloni siano posizionati nel modo giusto. Castelnuovo, conosco benissimo il direttore sportivo Palantrani, grossissime ambizioni, so che ha fatto telefonate esatto, Francesco, insomma poi vedremo più in là la sua importanza per il sottoscritto. Castelnuovo, che secondo me ha grandi ambizioni, è naturale che nel momento in cui ti cercano squadre che storicamente hanno disputato l'eccellenza, un attimino quella piccola titubanza ti cresce, perché sei portato a scegliere una squadra di rango. Poi Sant'Egidio è una piazza caldissima, importante, come naturalmente lo è Sant'Omero, anche Montorio. Mi dispiace, perché effettivamente sono legato a quella squadra e a quei colori per il Mociano, perché storicamente merita altro, ha dimostrato di poter disputare campionati diversi, quindi grossa difficoltà. Però ecco, ripeto, tra le teramane secondo me uscirà fuori la prima della classe. Luca Zaroli è d'accordo con questa analisi? Quale altra squadra? No, direi proprio di sì, con la Nuova Sant'Egidiese, che sta facendo una bella grossa coppia del Martin Sicuro, una grossa squadra, ma anche il ritorno di Alessio Rosa, cioè, lo scorso anno Rosa ha giocato, ha fatto un anno in prima categoria, poi lo scorso anno ha giocato col Porto Vasco e ha fatto le finali playoff facendo tanti gol, la coppia d'attacco era lui Bucchi, comunque Alessio Rosa, che poi ha giocato a Sant'Egidio 10 anni fa, e secondo me questa è una squadra che pronta, poi molto farà all'entusiasmo. Lo scorso anno è stata una stagione molto particolare per una serie di vicissitudini, con una squadra che non era comunque malvagia, ma quest'anno secondo me gli obiettivi sono chiari dal mio punto di vista. Sarà una bellissima lotta sicuramente, perché almeno 3-4 squadre potrebbero giocare anche in eccellenza quest'anno tra queste. Allora, diamo adesso la fascia pubblicitaria, torneremo per una seconda parte scoppiettante, grande attesa per le squadre dei sogni di Luca Zaroli e Lorenzo Valeriani, poi abbiamo il collegamento telefonico col presidente del Giulianova Annunziata, Alessandro Mucciconi, tante domande che mi sono segnato sono arrivate per i nostri ospiti, e poi il solito minuto di apnea finale. Eccoci in diretta sempre su Super G, seconda parte del pallone sotto l'ombrellone, in compagnia degli illustri giornalisti Luca Zaroli e Lorenzo Valeriani. Stiamo parlando del campionato di promozione che promette scintille. Siamo in attesa fra qualche minuto del collegamento telefonico con il presidente del Giulianova Annunziata, Alessandro Mucciconi. Tanta attesa, perché adesso vedremo anche tra un po' la grafica di prima categoria, è una delle squadre in cui c'è maggiore attesa, insomma ancora non sono stati annunciati colpi, speriamo lo faccia già da questa sera. Se Pietro Baldassare in regia mi aiuta, partirei con le squadre dei sogni dei nostri ospiti, è uguale, insomma prima Lorenzo, prima Luca, è assolutamente indifferente. Lorenzo, sperando di aver insomma... Ci dovrei ricordarla a memoria. Eccola qui, Lorenzo Valeriani. Adesso appena esco da qui tutti, tutti gli esclusi, hanno fatto questa scelta? No, beh, tutti gli esclusi sicuramente manderanno un messaggino, addirittura una telefonata. E il criterio è quello, inizialmente c'è stata la questione tecnica, nel senso quelli che mi piacciono un po' di più, e poi ho anche considerato l'incidenza all'interno della squadra, l'incidenza non solo tecnica ma soprattutto di personalità e di altro. Poi messa lì sul campo è ancora più bella, se invito la regia, no, perché io te l'ho scritta numerico, con i numeri, esatto, però poi vederla così, insomma,
Arriveranno chiamate come direttore sportivo, penso. Vabbè, ma qui non mi avevi posto limiti sotto l'aspetto economico. Nessun limite, quindi... né economico né di fuori quota. Mi dispiace, ecco. Ho escluso dei giocatori. Storicamente io sono stato sempre innamorato in porta di Di Girolamo, che per me negli ultimi anni tra i pari dell'eccellenza è stato uno di quelli più forti, però ecco, manca anche Di Paolo, però ho messo lì davanti quei tre che si sono sempre confermati, cioè durante i campionati hanno dimostrato di poter giocare lì davanti con estrema certezza. Poi c'è D'Alessandro, guarda, si schia poco, si va molto sul sicuro. Sì, forse un po' troppo sbilanciata messa così, però io sono un po' per il divertimento, quindi mi dispiace per D'Alessandro che ha deciso di mettersi dietro la scrivania. Sono innamorato di Lorenzo Farindolini, lì insomma, non lo so, secondo me questa è la squadra. Ben sei calciatori, sì. Notavo, se non mi sbaglio, hanno cambiato casacca quest'estate, quindi sì. È una squadra di, insomma, con piena zeppa di calciatori che potrebbero fare fortuna. Penso a Pendenza, che è andato ai Nero Stellati, Miccichè a Chieti, no? Come anche Farindolini, insomma, De Fabrizis a Giulianova, De Cesaris a Torrese, tutti insomma colpi mercato, quindi piena zeppa questa squadra di Cattenari in promozione a Castelnuovo. Sì, a me messa così la vedo bene. Forse avrei scambiato Del Grosso con De Fabritis, Del Grosso a sinistra e poi De Cesaris, perché forse è uno dei pochi difensori che mi ha impressionato sotto in zona gol. È uno di quelli che ti garantisce 4-5 gol decisivi, il Martin Sicuro lo sa benissimo. E poi Tiziano Beniamino, una garanzia, Girolamo, idem con patate. Poi... La fascia da capitano a chi la diamo a questa squadra? Oddio, se me la fate rivedere. Adesso qui... No, vabbè, subentra anche la questione caratteriale. Certo. Come posso... Guarda, devo dire che secondo me quello più pacato, più quadrato e più papà, passami il termine, secondo me è Tiziano Beniamino. È quello più predisposto per indossare la fascia. D'Alessandro sembra una persona pagata, però poi Girolamo ogni tanto, ma giustamente, è il caratterino giusto per essere in questa categoria un fuoriclasse, insomma, potrebbe tranquillamente giocare qualche altro anno. Grazie a Lorenzo per questa bellissima squadra, insomma, che si è prestato a comporre per noi. Adesso passiamo a quella di Luca Zarroli, vediamola in grafica. 4-3-3, a differenza del 3-4-3, un pochettino più, poco più, insomma, quadrato. Mi piace un po' più come schema, va ad adattare alcuni giocatori che secondo me non potevano essere lasciati fuori, ma mi riferisco ai due esterni difensivi, Vitale, che ovviamente insomma quest'anno ha fatto una stagione straordinaria, ma insomma anche alle spalle un'esperienza, e dall'altro Luca non ha valutato la mia, quindi adesso io devo stare zitto. No, vai tranquillo, no, io ascoltavo, no, la valutazione, no, assolutamente. Volevo il voto in pagella. No, io notavo che ci sono dei giocatori che insomma anche nella tua formazione c'erano, ma la mia valutazione è figlia anche del campionato che ho visto quest'anno, perché nei due anni precedenti Eccellenza Abruzzese avevo visto poco, quindi è una valutazione figlia molto dell'ultima stagione, e nella quale ovviamente ci sono anche giocatori che ho visto di più. Ci sono, ripeto, giocatori dell'Alba, ex Alba, diciamo, che sia Calvarese è andato a Chieti, che Smir è andato a Penne, ma insomma comunque questa è una valutazione mia figlia dell'ultima stagione che ho visto, e dei giocatori comunque decisivi nei loro ruoli dal mio punto di vista. Entrambi al centro dell'attacco Pendenza, Rodia, De Cesaris, per tutti e due, insomma degli elementi in comune ci sono tra le due formazioni. C'è anche perché Pendenza è un giocatore che sembra essere quasi una cambiale in bianco. Una sentenza, insomma, fa rima. Una sentenza. Insomma, ogni anno insomma, il suo cognome. Budget. Gran bel colpo per i Nero Stellati. Mi fa piacere Panicasio, comunque, devo essere sincero. No, la presenza ovviamente di... non c'era il vincolo degli under, ma uno l'ho messo perché mi ha impressionato in maniera particolare, sì, nelle volte che ho visto questa stagione. Veramente, veramente forte. Insomma, credo che possano essere assolutamente arruolati come direttori sportivi Zarroli, sì, e Valeriani. Il portiere sono stato incerto fino alla fine, Sergio e Francesco Cattenari.
però poi Francesco, però Sergio lo vedo spesso in giro, allora ho detto vabbè, ho l'occasione per chiedere scusa per l'esclusione, mentre Cattenari lo vedo raramente, allora ho scelto Francesco. Allora, per Lorenzo in difesa chi ha preso il Montorio? Tanta insomma. Ma il Montorio, per quanto riguarda il Montorio. Sì, ma io credo, allora, il Montorio deve sostituire delle situazioni non solo difensive, ma secondo me a livello offensivo. E l'ha fatto con Pigliacelli, con De Santis, quindi insomma, poi il gioiellino Miocchi, è tornato Merlini in porta. Io credo che forse dietro manca qualcuno. Quindi il nostro ascoltatore qualche giocatore un po' più rognoso, più esperto. Però ripeto, secondo me è una delle squadre favorite insieme alla Sant'Egidiese. Il mercato è ancora lungo, quindi tutto può ancora accadere. Il secondo messaggio un po' scottante, che se lo prende Luca? Tu l'hai visto, insomma? No, potrebbe essere, ripeto, dicevamo in precedenza, Martinsicuro ha cambiato tutto, il gruppo storico è andato via tutto, l'ultimo che tra virgolette deve accasarsi è proprio Nepa, potrebbe essere una voce a pari di altri, insomma ci sta, ci può stare. Sì, probabilmente, non so se il nostro amico è informato o se ha collegato la notizia che abbiamo dato in apertura a questo colpo, che se fosse confermato come ci dice insomma il nostro amico sarebbe un colpo da 90, come si dice in questi casi. Kadri, uno dei giocatori più completi della categoria e oltre, in bocca al lupo. Sì, il nostro amico, insomma, io l'ho detto un pochettino prima, io l'ho visto un paio di volte, nemmeno l'ultimo anno, credo, un attaccante, parte giovane, ma con grande fisico, veloce, potente, davvero, se dovesse centrare la stagione giusta, penso che possa essere quella del lancio verso categorie più importanti. Ancora altri messaggi, grande Lorenzo, grande professionista e grande conoscitore di calcio. Questo sarà... non dico mio fratello, ma giù di lì, insomma, che ha mandato messaggio. Stasera io sono particolarmente emozionato perché abbiamo due grandi conoscitori di calcio e due grandi insomma, giornalisti che sanno raccontare calcio. Oppure uno della top 11 che ho messo io, non lo so, sicuramente qualche primo messaggio. No, scherzo, ringrazio l'ascoltatore, però poi se si firmano è meglio, insomma, voglio dire, così abbiamo l'occasione di offrire il caffè. Allora, quando vuoi Pietro possiamo già collegarci con il presidente del Giuliano Annunziata, se non è pronto vediamoci al volo la grafica di prima categoria, così vediamo un attimino, qui non abbiamo usato gli ombrelloni ma abbiamo usato il classico pollice su, pollice giù, insomma per valutare gli ultimi colpi. Allora, rispetto alla settimana scorsa abbiamo due squadre in meno, quindi sono 17 teramane, più le due che hanno fatto domanda di ripescaggio in promozione, sono il Sant'Omero e il Silvi, che stanno entrambe facendo una ottima squadra anche in previsione di un eventuale probabile ripescaggio. Per quanto riguarda le altre, dicevo del Giuliano Annunziata, ma abbiamo dato anche freccia all'insù ad altre formazioni come l'Atletico Lempa, il Nepezzano, il Villa Mattoni che ha sfiorato il salto lo scorso anno, lo Scerne che sta facendo man bassa di tanti giocatori della bassa provincia, anche il Torricella, ma lo abbiamo segnalato già nella scorsa settimana, e poi c'è questo Alba Montaurei che riparte con Tiziano di Giuseppe Antonio. Luca e Lorenzo. Ma questo campionato è sempre molto, molto interessante, incerto ed equilibrato, la dimostrazione è stata l'ultima stagione con il Castelnuovo che era dato super favorito, certo ha vinto la stagione ma insomma dietro si è sudata fino alla fine. Tanto, quindi insomma è sempre molto, molto avvincente l'equilibrio, insomma difficile che una formazione possa insomma fare il vuoto rispetto alle altre, e soprattutto è bravo chi riesce a costruire delle squadre di categoria, perché dicevo in precedenza è un campionato laddove in alcuni campi onestamente è molto difficile vincere, contano più i giocatori di categoria che invece le grandi stelle, che sono comunque necessarie, però i giocatori di categoria sono quelli importanti. Chiedo scusa a Lorenzo Valeriani, chiedo parere sul campionato di prima categoria tra qualche istante, ma vedo già collegato
arrivato il presidente del Giulianova Annunziata, Alessandro Mucciconi. Buonasera presidente. Buonasera a tutti, buonasera, grazie di avermi chiamato. Buonasera a tutti. Grazie a te, insomma, tiro del tu, ci conosciamo da qualche anno, poi è la prima volta che parli, non penso tu abbia rilasciato interviste negli ultimi tempi, si è parlato tanto della tua squadra, sia in tema mercato, sia per quanto riguarda eventuali collaborazioni, penso al Cologna. Innanzitutto facciamo un punto sul vostro mercato, presidente, ci puoi dire qualcosa, avete fatto insomma dei movimenti, insomma tante novità in casa Giulianova Annunziata. Sì, sicuramente abbiamo lavorato bene, non ci siamo fatti sentire fino adesso perché appunto siamo stati impegnati sia sul mercato sia a livello societario per vedere un attimino come doveva evolversi la nostra struttura e il nostro organico. Di certo ad oggi abbiamo rivoluzionato abbastanza la nostra formazione, perché comunque dalle conferme di Maneschi, De Ascani, Falà, Di Berardino, Decci e Poliandri, con l'altro ragazzo Celommi, abbiamo rivigorito e rigenerato un pochettino la rosa. Diciamo, abbiamo avuto la fortuna di poter prendere dall'organico del Cologna, del mio amico D'Emilio, parecchi giocatori. I nomi sono bene, di Pietà di Antonio, i fratelli Panetta, uno dal Cologna e l'altro dal Ponte Vomano, Gentile, Flori, Smith, poi abbiamo preso Merletti come portiere, Tribuzzi, Foglia, Di Gianluca ed Andrea Ricchi. Inoltre stiamo valutando altri nuovi innesti sui quali ci stiamo lavorando, quindi al momento non mi sembra giusto nemmeno fare nomi, però sono tre belle persone, sia in difesa che per il centrocampo e soprattutto per l'attacco. Spero che a giorni definiremo il tutto per poter poi, come ti ho sempre promesso, essere tu il primo a saperlo. Però penso che per il momento ci siamo mossi bene, abbiamo lavorato bene. Sicuramente è stato un mese impegnativo dove abbiamo avuto tanto da fare, non ci sembrava giusto comunque parlare prima che si evolvessero tutte le situazioni che poi alla fine si sono concretizzate con molto piacere. Presidente, ma già dai nomi che hai fatto questa sera, insomma, si sta delineando un profilo di squadra importante, credo quasi tutti i nomi di categoria superiore, per cui insomma già lo scorso anno avete fatto i playoff con grande qualità, un po' di sfortuna nelle partite secche, quest'anno partite non so se con i favori del pronostico, ma sicuramente tra le squadre più attrezzate. E come ci stai dicendo, non è ancora finito il vostro mercato. Sì, diciamo poi ecco, in cima a tutto c'è stato poi un cambio di guardia per quanto riguarda l'allenatore, quest'anno ci aiuterà a portare avanti il nostro progetto Walter Piccioni, sicuramente la cosa mi rammarica un po' per quanto riguarda Alfonso che è stato, dico, bravissimo a dir poco, però con lui ci siamo chiariti e abbiamo trovato un accordo che poi più in qua vi dirò, ve ne parlerò, però ecco, abbiamo deciso di far guidare la squadra quest'anno a Walter Piccioni, che sarà aiutato da Ranalli Gianluca, che era il secondo dell'anno scorso. Avremo come preparatore Giuseppe Bruno e ecco, abbiamo rivoluzionato un po' tutto sperando che comunque si possa lavorare bene come abbiamo fatto l'anno passato. I nostri obiettivi sono sicuramente di fare almeno quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché poi ripetersi, si sa, è la cosa più difficile. Noi ci proveremo, ci metteremo del nostro meglio, cercheremo di farlo soprattutto divertendoci, come nostro obiettivo principale. Ultima cosa, presidente, poi ti lasciamo andare, sono tante voci che insomma vi danno vicini al Cologna, quantomeno come una potenziale collaborazione, cosa ci puoi dire al riguardo? Vi posso dire che io e Marco D'Emilio siamo amici d'infanzia e sicuramente stiamo lavorando affinché l'anno prossimo si possa realizzare un qualcosa di bello.
sicuramente le cose fatte affrettatamente non sono mai quelle più giuste, quindi di certo c'è una volontà da ambedue le parti, c'è voglia di far bene e voglia di collaborazione. Dovremo definire molte cose e le stiamo definendo. Avremo un anno che ci porterà sicuramente consiglio, ci farà comunque conoscere meglio. Sicuramente la volontà c'è molta volontà, e su questo ci stiamo lavorando e ci continueremo a lavorare per tutto l'anno. Sicuramente cercheremo di fare qualcosa di bello, quella è la cosa più importante, e soprattutto di concreto che possa aver dare inizio ad un qualcosa di bello e di duraturo, che è la cosa più importante. Grazie al presidente Mucciconi per aver rivelato insomma gran parte degli acquisti fatti finora e essere intervenuto al pallone sotto l'ombrellone. Magari la prossima volta sarai qui in studio, presidente. Con molto piacere, se avrò la possibilità verrò con molto piacere, sai la stima che provo nei tuoi confronti e il rispetto che ho, quindi sicuramente se avrò la possibilità verrò con molto piacere. Per il momento vi abbraccio, vi saluto a tutti e una buona serata, un buon proseguo di trasmissione a tutti, un abbraccio. Grazie, buona serata. Buonasera, presidente. Grazie. Luca, Lorenzo, Giulianova ha un po' una situazione particolare, perché c'è il Real Giulianova che sta ripartendo, ma a livello del settore giovanile è il Colonia che ha scippato gran parte della qualità che ha avuto storicamente questo settore giovanile. Beh, nel corso degli anni sì, anche perché il settore giovanile era guidato da Nicola Tribuiani, che quest'anno però è tornato al Real Giulianova, e uno degli obiettivi della formazione giallorossa, oltre ovviamente all'estendere una formazione comunque che possa fare una buona figura in Serie D, è quella insomma di ricostruire il settore giovanile, che è stata poi la forza nel corso degli anni. È l'ultima grande nidiata è quando ci fu la vittoria che abbiamo ottenuto Verretti qualche anno fa con Pagliaccetti allenatore, e quel gruppo lì è stato poi l'ultimo. Poi sono entrati in ballo altre vicissitudini legate anche alla scomparsa dal calcio professionistico, quindi insomma l'obiettivo del Giulianova è il ritorno ai Tribuiani, emblematico, ma anche di Giulio Torre nello staff tecnico. Insomma, c'è la volontà di rimettersi insieme e soprattutto di andare a ricomporre, come dire, tante meteore che si sono poi, non soltanto Colonia, c'erano anche altre tante realtà che sono nate nel frattempo a Giulianova. Allora, partiamo con le domande, poi se ce n'è altra che è arrivata, insomma, la regia può mandarle quando lo ritiene opportuno. Allora, per entrambi, Enzo La Giulianova chiede: come giudicate la passata stagione arbitrale? Partiamo da Lorenzo Valeriani. Oddio. Domanda sembra un po' scottante, però poi insomma le avete viste tutte. Le guarda, partite, devo dire nella media, nel senso che mi aspettavo quel tipo di condizione tecnica da parte degli arbitri. Unica nota dolente, che però tra l'altro credo di averne parlato proprio in questa sede, unica nota dolente quella gara tra Torrese e, se non erro, Spoltore, in cui l'arbitro tirò fuori un cartellino al posto del numero 10, credo che fu sì, mandato fuori un altro giocatore. Però poi insomma devo dire che quasi tutto nella media rispetto a quello che, esatto, rispetto a quello che poi sono stati i valori effettivi delle squadre. Ricordo poche partite in cui poi la dirigenza uscita sconfitta ha protestato in modo vibrante contro l'arbitro. Luca? Ma non ci sono stati episodi clamorosi. Ricordo quello di Sant'Egidio, che insomma ha fatto scuola, ma ci può stare, ma nel complesso no, insomma, ma la domanda credo era più in generale, al di là non degli episodi. Credo insomma che sia come diceva Lorenzo, nella media, insomma, non credo si può stare tranquilli, no, perché è una delle preoccupazioni più grandi delle società, che sia stato promosso quindi sì, per un fischietto teramano, quindi ci fa piacere. Mi dicono che ci sono parecchi messaggi, puoi mandare, intanto io faccio la prossima domanda, per chiedo di essere anche abbastanza veloci perché ne facciamo più possibile. Qual è stata la partita più bella che mi hai raccontato in diretta? Silvano ti chiede, Lorenzo. Oddio, devo essere sincero, quella che mi ha più emozionato e per averla raccontata in un certo modo sono stato anche invitato dalla Vastese Calcio, è stata la promozione della Vastese contro la Tessa Val di Sangro. Credo quella è stata una partita importante non solo per la Vastese, ma forse professionalmente è stata importante anche per me, allora scelgo quella.
Poi un tifoso dell'Alba chiede a Luca Zaroli: si salveranno Alba e Martinsicuro? Ne abbiamo già parlato, ma c'è, insomma, c'è bisogno di una risposta rassicurante per questi tifosi. Io credo proprio di sì, credo proprio di sì, nel senso che è decisamente molto prematuro, ma io credo di sì. Perfetto, ce lo auguriamo tutti, insomma, auguriamo a tutte le squadre delle Ramane salvezza, ma anche insomma traguardi importanti, soprattutto per le squadre più ambiziose. Per entrambi, Fabrizio chiede: perché così tanti stranieri arrivati quest'anno? Avete notato anche voi un'accelerazione di questo processo, no? Il calcio cambia anche a questi livelli qui. E poi tanti spagnoli, argentini. Sì. Il fenomeno argentino già qualche anno fa c'era, cioè con da tanto tempo. Marcos Bolzan è l'emblema massimo. C'era Druda con esatto. Gli argentini dell'Atri, famosissimi. Io faccio sempre una battuta con l'ultima Vinicio Paris: gli italiani vanno in vacanza in Spagna, gli spagnoli vengono a giocare a calcio in Italia. Però se sono di valore, ben venga, insomma, gli ultimi arrivati non mi dispiacciono, quindi va bene così. Poi il gusto di andare all'aeroporto ad accogliere un, insomma, è impagabile. Qualche anno fa devo essere sincero, l'ho fatto anch'io scherzando con degli amici, siamo andati a Fiumicino, c'era una troupe di Sky che ci osservava, abbiamo messo cacciatori professionisti. No, loro erano lì per calciatori professionisti, okay. Io ero lì per ad accompagnare degli amici, arrivò un giocatore spagnolo, mettemmo la sciarpa al collo e quelli di Sky, guardandoci naturalmente, si chiedevano il perché e chi era, e poi vabbè, è finita lì, insomma. Allora, l'ultima domanda per Luca: squadra e calciatori rivelazione dell'anno, Michele di Giulianova. Della stagione che deve... Squadra e calciatori rivelazione dell'anno, sì. Io credo sul calciatore è difficile dirlo adesso. Io penso che per quanto riguarda le Teramane, la squadra di relazione sarà sicuramente l'Alba Adriatica, secondo me. Sono convinto di questo. Gli ospiti che abbiamo avuto finora, insomma, sono un po' più perplessi. Sono convinto di questo, ma per una serie di motivi, di ragioni. Poi magari sarò smentito dal campo. Conosci benissimo il condottiero, già, insomma, molto. Già questo è un bel elemento per poter fare una valutazione. Invece, domanda più personale per Lorenzo Valeriani, te la fa Marco di Teramo: quale squadra abruzzese ti ricorda di più la tua Roma e come è nata la passione per i colori giallorossi? Oddio, quale squadra abruzzese ti ricorda di più la tua Roma? Nello spirito, non so, allora guarda, non vorrei dire una stupidaggine, ma per colori e per anno di fondazione credo il Francavilla, perché se non erro è del 1927, come l'Associazione Sportiva Roma. 22 luglio, la Roma è nata il 22 luglio del 1927, credo ieri. Ma sai dove è stata fondata la Roma? Sì. Aspetta, a proposito di non è proprio così. Allora, qualcuno ci sfotte per questo, chiamandoci la Corropolese o qualcosa del genere. Allora, però devo essere sincero, perché poi storicamente io so che la Roma, la fusione tra due squadre, Almas e Fortitudo, è stata siglata in via ufficio del Vicario, vicino la gelateria Giolitti, se qualcuno ama il gelato, a Roma, quindi vicino Piazza Colonna. Però se ci sono tracce di fondatori abruzzesi collegati a Roma, probabilmente i presidenti dirigenti in vacanza, adesso ho sentito qualcosa di questo di Luca. Sì, mi viene il nome del presidente. Un dirigente originario di Corropoli. Credo che ci sia anche una targa a Corropoli su questo aspetto. Qualcosa c'è, insomma, un legame. Assolutamente ma sì. Non è poi adesso vi devo anche il nome, però deve tornarmi. Con la F, l'iniziale con la F. E il simbolo della Sant'Egidiese somiglia molto a quello della Roma dell'epoca. Sant'Egidiese, accostamenti. Adesso dico Francavilla per l'anno di nascita e per i colori. Ok, allora se ci sono quei messaggi per Lorenzo, non sarebbe bello che la squadra ideale in un futuro non troppo lontano fosse composta da giocatori del nostro territorio, magari usciti dalla cantera della FCD Sporting Gran Sasso?
rapidissimamente. Assolutamente, assolutamente sì, però un segnale già è partito da parte del Montorio 88 e anche dell'Alba Montorio, e all'interno delle due formazioni ci sono giocatori che sono nati ed hanno vestito la casacca del Montorio. Altro messaggio, qualche notizia in casa Alba Montorio? Abbiamo già detto che il mister di Giuseppe Antonio Tiziano, che ha fatto una grandissima stagione con l'Ornano. Ornano che purtroppo non riparte. Io li saluto con affetto, perché ogni qualvolta vado a fare loro visita si parla di calcio e non solo, anche a livello enogastronomico sono molto accoglienti. Poi un saluto dal collega Francesco Scamurra, insomma, che ci segue sempre con tanto, insomma, con tanta stima, che ricambiamo. Volevo avere un feedback sulla nuova Sporting Gran Sasso da entrambi, poi l'abbiamo detto all'inizio, sì. Insomma, favorevolmente, insomma, queste fusioni vengono accolte. È un segnale positivo, secondo me, anche per altre realtà territoriali può essere. Sì, perché si ottimizzano i costi e soprattutto a livello sociale. Non si va a sconquassare un tessuto, lo dicevamo prima a microfoni spenti, piccoli campioni non possono discutere sulla squadra d'appartenenza. Posso capire Inter Milan a Milano, Lazio e Roma a Roma, o Juve e Torino a Torino, ma nei piccoli centri c'è bisogno di condividere lo stesso ideale sportivo. I colori devono per fare rimanere, calcio, insomma, è anche sì, sport, quelli, crescita a certi livelli, e loro ci stanno riuscendo. Prima dei saluti, copertina, minuto di apnea, sforato di un minutino, mi perdoneranno, insomma, in regia. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Partiamo dal Real Giulianova, che ha annunciato gli arrivi di Mattia Frulla, centrocampista del 92, ex Triestina e Iesi, ed Alessio Palladini, centrocampista del 99, dal Grottammare. Nereto, insomma, ha in prova, dopo i tanti colpi della scorsa settimana, in prova 2-2000 dal Francavilla Fontana e un under 99 dall'Ascoli. La Torrese ha chiuso per Lino Petronio, grande acquisto. È arrivato anche Bellini, 96, dal Martinsicuro. È partito invece Carosone, destinazione Porto d'Ascoli. Abbiamo già detto dell'acquisto del Ponte Romano, Domenico Maranella. Per quanto riguarda il Chieti, chiuso per Di Lallo e Lanza da Giulianova, Marfisi dal Miglianico e Calvarese dall'Alba Adriatica. Ci andiamo in promozione, Morrodoro a breve verrà ufficializzato un centrocampista, molto più duro arrivare a una punta. Della Santa abbiamo già detto del grande colpo che sta per arrivare. Del Sant'Omero invece stand by in attesa di sapere con certezza la categoria, ma un paio di colpi in canna ci sono. Acquestapone, preso l'estroso esterno offensivo Vincenzo Ariani, classe 92. La Miternina chiuso per Pablo Gabriel Val, ex Civitanovese, Penne Lanciano. Nero Stellati hanno preso pendenza. Delfino Facroporto, bel acquisto, un under forte del 99, dalla Miternina arriva Mattia Di Norcia. Poi Atletico Lempa in prima scatenato, arrivano Nicandro Russo, Jacopo Di Clemente, come ci diceva Sami Kadru, siamo addirittura d'arrivo per questo bell'attaccante. Lo Scerne, 6 colpi, ne parleremo con l'ospite Roberto Pavone, che sarà in studio nelle prossime settimane. Anche il Villa Bozza Montefino, insomma, sta facendo una bella squadra in prima categoria. E diciamo i due nomi del Cortino che prende: Luigi Grondona dal Varano, Mirko Furi dal Paterno Tofo, e Lions Villa era Luca Triponi, nome ex Montaurei, insomma, attaccante forte per la prima categoria. Un attaccante assolutamente di categoria. Consigli per gli acquisti: è libero il terzino sia destro che sinistro Daniele Valentini, classe 84, ex Grottammare, negli ultimi anni torna in Abruzzo, insomma, ha giocato anche con la Torrese, con la Colonia Paese. Questo è tutto, sono, insomma, chiuso con il gong. Saluto e ringrazio per la disponibilità e per la cortesia, la professionalità, Luca Zarroli, direttore di City Rumors, e Lorenzo Valeriani, giornalista di Rete 8. Grazie a te, Angelo. Per questo, insomma, per questo lunedì è tutto, l'appuntamento con voi è a giovedì prossimo per l'ottava puntata del Pallone sotto l'ombrellone, a mercoledì, anticipato a mercoledì, eccezionalmente per questa settimana.